A che serve un poeta? La storia vera di Daniel Varujan, armeno, nato nel 1884 e assassinato nel 1915. Tutto comincia da un libro, da una storia che riguarda questo libro e da degli affetti, cioè le persone che mi hanno mostrato il libro e mi hanno raccontato la storia. Il libro è una raccolta di poesie, si chiama Il canto del pane, di Daniel Varujan, poeta armeno vissuto all'inizio del secolo scorso. Gru, che voli in cielo, da dove vieni? Gru, non hai una piccola notizia del nostro paese? Ho lasciato la mia casa e la mia vigna per venire qui. Ogni volta che sospiro il mio animo si lacera. Gru, voli verso Baghdad o verso Aleppo? Gru, fermati, la tua voce suona così dolce al mio cuore. Gru, non hai una piccola storia del nostro paese? Non far aspettare chi ti chiede notizie. La tua voce è più dolce di quella di un mulino ad acqua. Gru, non hai una piccola notizia del nostro paese? Ho lasciato la mia terra. Ho conosciuto i dolori di questo mondo. Bugiardo. Soffro per l'assenza dei miei compagni. Gru, ho bisogno di notizie del mio paese. Quando fu ucciso, perché fu ucciso a coltellate, nell'agosto del 1915, queste poesie furono sequestrate, rubate dai suoi assassini. Il popolo armeno, che aveva subito quello che ormai è chiaro abbia subito, cercò con accanimento questi testi perché sentiva che questi testi appartenevano non soltanto a Daniel Varujan come poeta, ma a un intero popolo alla ricerca di una identità senza Stato. In quell'anno triste, la madre di Daniel prese per mano il figlio e fece tutta la strada dal paese sperduto alla capitale per cercare il marito. Eventi di casa nostra, la morte della nonna e la mamma assorta tosse nel silenzio.
nostro tetto, sotto la luna, danzano i gufi. Per quest'anno la nostra rosa è morta, per il sciacquo del cimitero. Tu mi ascoltavi e mi facevi domande, quando un ordine selvaggio, un cieco ordine, venne a dividerci. L'assassinio di Daniel Barujan si inserisce in fatti che ormai la storia ci descrive e ci rappresenta con il titolo Genocidio degli Armeni. Va detto che soltanto pochi anni fa questo genocidio non era riconosciuto e pertanto anche la nostra scrittura e la preparazione di questo spettacolo ha tenuto conto di questa situazione. Daniel Barujan non si accontenta di cantare la natura. Ha visto qualcosa, ha percepito qualcosa che va detto, che va cantato. Nello spettacolo che abbiamo organizzato per ricordare l'opera e le intenzioni e la poesia, la potente poesia di Daniel Barujan, abbiamo infatti utilizzato delle storielle, chiamiamole così delle storielle, quasi delle barzellette, delle storielle ironiche, molto potenti, che potevano essere tra quelle che Daniel Barujan avrebbe inserito in questa sua raccolta. Si tratta di storielle che scatenano la risata, ma in un certo senso destrutturano il peso della vita, in un certo senso alleggeriscono la vita con una ironia davvero potente e sorprendente. Si girò e disse: ma come, lurido sterco, tu che sei uscito dal mio corpo, ma come diavolo hai imparato a nuotare? Un'altra cosa che abbiamo fatto è stata cercare delle musiche che in qualche modo si accompagnassero e accompagnassero il lavoro di Daniel Barujan. La musica classica di Várta Petkomitas in gran parte è tratta e riferita a ricerche etnomusicologiche. Quindi abbiamo la storia di un libro perduto, sequestrato, a lungo cercato, ritrovato e restituito al pubblico in una bellissima edizione dell'editore Guerrini e nel nostro lavoro con la lettura appassionata e direi bellissima di Nora Fuser.